iniziamo subito con un movimento, così un po' ci scaldiamo. Inspiro, estendi la colonna, fai forza con le mani sulle ginocchia, guarda il cielo, espirando, arrotonda la schiena, guarda l'ombelico. Inspiro, guarda il cielo, espirando, guarda l'ombelico. Lascia cadere la schiena indietro, proprio ti appendi sulle ginocchia. Inspiro, guarda il cielo, espirando, arrotonda la schiena, guarda l'ombelico. Inspiro, guarda il cielo, espirando, guarda l'ombelico. Inizia a fare dei piccoli cerchietti, sempre aiutandoti con le mani. Questi vengono chiamati cerchi sufi, no? Sono delle pratiche sufi antichissime, di proprio ricerca dello spazio, prima dentro di noi e poi piano fuori. Cambia anche il senso. E poi piano ci fermiamo in avanti e lasciamo cadere tutto giù. Solo un gomito sale, un gomito va verso il cielo e un po' la schiena ruota. Spingi l'altro gomito giù. Espirando, torna giù. L'altro gomito sale, spingi bene il gomito giù, espirando scendi. Inspiro, un gomito va su, un gomito va giù. Continua con il tuo respiro un paio di volte. Piano ti fermi, aiutati con le mani e piano vieni su. Appoggia le mani indietro, apri poi i piedi. Una mano avanti, una mano indietro. Inspiro, guarda dietro. Espirando, torno. Inspiro, guarda dietro. Espirando, piano torno. Aggiungiamo un piccolo dettaglio. Inspiro, spingi con le mani, spingi con i piedi, guarda dietro. Espirando, torno. Inspiro, mani e piedi che spingono. Espirando, torno. Con un paio di volte, spingi bene anche con i piedi. Torno. Inspiro, vai. Espirando, torno. Buono. Appoggia le mani indietro. Piedi ben, diciamo, orientati in avanti, spingi con le mani, spingi con i piedi, vieni su con il bacino, inspiro, espirando scendi, guarda l'ombelico, inspiro, sali e guarda la fronte, espirando scendi e guarda l'ombelico, inspiro, sali e guarda la fronte, espirando scendi e guarda l'ombelico, inspiro su, espirando piano giù. Apri le ginocchia, una mano su, una mano giù. Piano ti inclini, la mano sotto spinge, la mano sopra cerca. E poi la mano piano piano va dall'altro lato del ginocchio, perciò siamo un po' flessi verso un ginocchio. Piano torna su con la stessa mano. E piano giù. L'altra mano su, resta qui un attimo.
Poi spingi con la mano di terra, lascia che il tronco si inclini. E piano la mano che sta su passa attorno al ginocchio. Sì. Non è oltre il ginocchio, proprio così. Avanti, avanti, avanti. Sì, comodo. Proprio il ginocchio tra le mani. Torna su con la stessa mano e spiando piano giù. Facciamo questo piccolo gioco in sequenza. Facciamo tutti, dai, mano destra su e spiando mano destra al lato del ginocchio, mano destra su e spiando piano giù, mano sinistra su, mano sinistra oltre il ginocchio, inspiro su e spiando pianissimo giù. Appoggia le mani indietro, incrocia le tibie. È un bel gatto. Muovi un po' la coda, un po' a destra, un po' a sinistra. Inspiro, guarda il cielo. Espirando, spingi con le mani, guarda l'ombelico. Inspiro, guarda il cielo. Espirando, guarda l'ombelico. Risucchia bene le pelvi. Attiva bene la spinta sulle mani. Inspiro, guarda il cielo. Espirando, ombelico. Inspiro, cielo. Espirando, ombelico. Inspiro, guarda il cielo, punta i piedi, appoggia le dita. Spingi con le mani, canna faccia in giù, facilitato. Ginocchia piegate, schiena lunga. Un tallone alla volta verso il pavimento. E piano due talloni verso il pavimento. Vieni avanti con la testa, posizione d'appiegamento. Sglute al cielo, cane a faccia in giù. Posizione d'appiegamento. Sglute al cielo. Posizione d'appiegamento. Espirando glute al cielo. Appoggia le ginocchia, tigre. Espirando pianissimo, bambino. Resta lì un attimo. Solo le mani vanno in avanti. Si lascia cadere giù i gomiti. Solleva la testa, in. Espirando un bel gatto. Inspiro tigre, punta i piedi, spingi con le mani, cane a faccia in giù. Vieni avanti con la testa, posizione d'appiegamento. Sglute al cielo. Posizione d'appiegamento. Infila bene la coda tra le gambe e adesso coda in su, glute al cielo. Posizione d'appiegamento. Rimani qui, un bel piano inclinato. Coda ben tra le gambe, mani ben in spinta. Vai sul bordo dei piedi, vai su con la mano destra, guarda bene la mano destra che sta su. Spingi bene il bacino avanti. Non bloccare il respiro. E piano giù la manina. Vai sul bordo dei piedi, mano sinistra su. Assicurati che il bacino non rimanga indietro, spingi bene il bacino avanti. Spingi bene con la mano giù. Non bloccare il respiro. E pianissimo giù. Glute al cielo, cane a faccia in giù. Appoggia le ginocchia, tigre. Espirando piano, bambino, Balasana. Resta qui un paio di respiri.
solo le mani vanno in avanti, poi lascia cadere giù le ginocchia, i gomiti, lascia cadere giù le spalle, i gomiti, solleva la testa in e espirando, attivando bene l'addome, gatto, lascia le mani ben avanti stavolta, mani ben avanti, spingi il bacino avanti, infila bene la coda tra le gambe, avvicina bene le scapole, spingi bene con i piedi, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, vieni avanti, posizione da piegamento, piegamento, piega un po' i tuoi gomiti, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, posizione da piegamento, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, posizione da piegamento, piegamento, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Resta qui. Appoggia le ginocchia, tigre. E piano diamo bambino, Balasana. Vai giù, ti rilassi giù, restiamo giù qualche respiro. Lascia che il respiro si normalizzi. Solo le mani vanno in avanti, poi lascia cadere giù i gomiti, solleva la testa, attivando bene l'addome, gatto, lascia le mani ben avanti, spingi il bacino avanti, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, ruota piede destro 45 gradi, avanti piedino sinistro tra le mani, spingi bene con il piede, piano andiamo su e andiamo direttamente in guerriero 1. Sì. Ginocchio avanti ben piegato, ginocchio dietro ben disteso, coda tra le gambe, spalle rilassate, sguardo al cielo. Inspiro bene. Espirando direttamente piegamento Chaturanga Dandasana, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, resta qui un attimo, ruota piede sinistro 45 gradi, avanti piedino destro, spingi bene con il piede, piano vieni su e andiamo direttamente in un bel guerriero 1. Coda tra le gambe, spalle rilassate, addome attivo, sguardo al cielo. Affonda bene col ginocchio avanti. Spingi bene col piede dietro. Inspira bene. Espirando direttamente piegamento Chaturanga Dandasana, cane a faccia in su, cane a faccia in giù, ruota piede destro avanti piede sinistro, inspiro guerriero 1, espirando un bel guerriero 2. Sì. Ginocchio sinistro ben piegato, gamba destra ben distesa, spalle giù, sguardo bene alla mano sinistra, sentiamo bene la postura, senti bene il lavoro all'interno, non bloccare il respiro, anzi, e da qui facciamo vinyasa, gomito al ginocchio, inspiro, ti apri, espirando torna, un bel guerriero, ruota il polso sinistro, inspiro su, espirando torno, inspiro stretch, allungati, espiro torno, inspiro su, espiro torno, inspiro non fare niente, espirando, stavolta appoggiamo solo le mani, inspiro il piede raggiunge l'altro piede
ed espirando glutei al cielo. Resta qui. Spingi bene con le mani, lascia salire bene i glutei. Ruota piede sinistro, 45 gradi. Avanti piedino destro, tra le mani. Spingi con il piede, andiamo subito su in guerriero 1. E poi ci apriamo in guerriero 2. Sì. Ginocchio ben sopra. Secondo dito del piede, spalle ben giù, mani in spinta, addome attivo. Respiri lenti e profondi. Senti la postura nelle ossa. Senti l'allineamento osseo. Senti il lavoro dentro i muscoli. Senti bene il lavoro dentro il respiro. Gomito sul ginocchio. Inspiro, stretch. Espiro, torno. Inspiro, stretch. Allungati. Piega bene il ginocchio avanti. Espiro, torno. Inspiro, vai. Espiro, torno. Inspiro, su. Espiro, torno. Rimani qui, in. Espirando, appoggia solo le mani e ovviamente libera il tallone dietro. Piede raggiunge l'altro piede. Glutei al cielo. Resta qui. Spingi bene con le mani. Lascia scivolare bene giù i talloni. Risucchia bene l'ombelico. Ruota piede destro, 45 gradi. Avanti piede sinistro, tra le mani. Piano andiamo su, guerriero 1. Virabhadrasana 1. Espirando, guerriero 2. Virabhadrasana 2. Resta qui, spalle bene rilassate giù. Il tronco non deve fare questo, non deve andare in avanti. Immagina che qualcuno ti prenda per la mano destra e te la tira indietro. Eccolo, è lui. Invece spingi bene il ginocchio sinistro in avanti. Ginocchio in avanti, mano destra indietro. Sì. Ruota il polso sinistro in senso anti-orario. Appoggia la mano sinistra dietro il tuo piede sinistro. E piano tira. Piega bene il ginocchio, apri bene il petto, appoggia bene giù tutta la mano se puoi, tutta la mano ben appoggiata giù, anche il tallone della mano, basta piegare bene il ginocchio. Inspiro, espirando appoggia giù la manina, allina la gamba che sta dietro, piede raggiunge l'altro piede, glutei al cielo. Bei respiri. Spingi bene con le mani. Risucchia bene l'ombelico. Lascia cadere giù la testa. Ruota piede sinistro. Avanti piedino destro. Inspiro, guerriero 1. Costruiscilo subito bene. Parti dalle fondamento, piede, ginocchia, bacino, schiena, spalle, testa, mani. Espirando, guerriero 2. È il bacino che ruota e le mani scendono giù. Il ginocchio è esattamente in direzione del secondo dito del piede. Resta un attimo. Senti bene la postura. Mano destra in senso orario, il polso gira. Appoggia la mano dietro il piede. Qualsiasi problema ad arrivare la mano giù, resta qui. Lì. Bei respironi. Senti qualcosa che si allunga dentro di te. Lascia che ciò avvenga. Lascia andare, lasca tutto e appoggia giù la mano, allinea, piede raggiunge l'altro piede, glutei al cielo. Ruota piede destro, 45 gradi, avanti piedino sinistro,
Inspiro, guerriero 1. Es, guerriero 2. Ok, distendi le ginocchia. Tutte e due, ginocchia ben distese. Bascula il bacino, perciò il bacino va un po' verso destra, un colpo d'anca a destra, tac. Mano sinistra viene avanti, andiamo giù, Trikonasana. Una mano va giù, ma l'altra mano va su. Sguardo bene la mano che sta su. Allungati. Spingi bene con i piedi. Guarda la mano che sta sotto e piano vieni su come se qualcuno ti tirasse su per la mano destra. Vieni su, 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 su. E piano scendi giù. Solleva l'avampiede sinistro. Ruota bene il piede, piedi paralleli. Inspiro, apri bene il petto, guarda il cielo. Espirando piano le mani scendono giù. E le appoggi sul tappeto. In, allunga bene la schiena, guarda in avanti. Guarda bene avanti e poi lascia cadere bene giù la tua colonna. Spingi bene con le mani, allunga la schiena, guarda in avanti. Attiva bene l'addome, mani ai fianchi, gomiti al cielo. Spingi il pube avanti, piano sali su. Pube va avanti, si lascia cadere bene giù le braccia. Solleva l'avampiede sinistro, ruotalo, appoggialo giù. Guerriero 2, inspiro. Andiamo direttamente in Chaturanga Dandasana. Espirando, piegamento. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Resta qui un attimo. Ruota piede sinistro. Avanti piedino destro. Inspiro. Guerriero 1. Es, guerriero 2. Sì, un bel guerriero 2. Dal guerriero 2 semplicemente distendi le ginocchia, tutte e due. Le ginocchia si distendono, forti forti, e spingi bene con i piedi. Il bacino dà un colpo d'anca a sinistra, faccio questo movimento qua, vai un po' a sinistra, mentre la mano destra va in avanti, in avanti. Come se dovessi andare a toccare qualcosa lì. Piano vai giù, giù, giù. L'altra mano va su. Apri bene il petto. Continua a spingere bene con i piedi. I piedi spingono giù. Guarda la mano che sta sotto. È come se qualcuno ti tirasse su per la manina. Vieni su, 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 su. Vai a toccare il cielo e piano lentamente giù. Solleva l'avampiede destro, intraruota il piede e il movimento nasce dall'anca, dall'anca nasce. Le mani vanno dietro, inspiro. Si incrocia le dita delle mani dietro la tua schiena, yoga mudra. Inspiro, apri bene il petto, avvicina le scapole, distendi i gomiti. Espirando, qualcuno ti tira verso l'alto le mani, lascia andare giù il tronco. Resta qui, la testa pesa, piedi spingono, le mani salgono.
come se qualcuno ti tirasse su per le mani, piano vieni su, 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 su. Senti che la colonna piano piano si raddrizza e poi libera le braccia. Solleva l'avampiede destro, ruota 90 gradi, appoggia bene il piede, piega bene il ginocchio in direzione del secondo dito. Guerriero 2. Inspiriamo bene. Espirando direttamente Chaturanga Dandasana, un'unica lunga espirazione. Cane a faccia in su. Cane a faccia in giù. Resta qui qualche respiro. Ruota piede destro, 45 gradi. Avanti piedino sinistro, tra le mani. Inspiro, guerriero 1. Es, guerriero 2. Lascia andare bene giù le spalle, allungati bene verso l'alto con la schiena, affonda bene il ginocchio. E da qui piano, anzi, distendiamo il ginocchio destro, piega un po' il ginocchio sinistro, piega il ginocchio e senti che col ginocchio sinistro puoi spingere e ci proietteremo in avanti direttamente. Lì, stacca, avanti, lì. Oggi lezione avanzata. Resta qui. E piano lentamente da questa posizione la trasformiamo in guerriero 3. Il bacino a ruota, la schiena diventa parallela al pavimento, le braccia lungo il tronco. E piano vieni su, portati sul ginocchio destro. Ginocchio destro sale verso il cielo. Lì. Bei respiri. Lungo, lungo, lungo. Ginocchio destro si apre come un libro. Mano sinistra alla iliaca. Sì. E lo sguardo va a sinistra. Molto Ashtanga Vinyasa. Ginocchio bene a destra, mento sotto sopra la spalla sinistra. Piano torna. Lascia andare giù solo il ginocchio, non il piede. Solleva più che puoi il piede destro. Staccalo più che puoi. Mantieni quest'angolo più o meno a livello delle anche e appoggia giù il piede. Ok. Mano destra al cielo. Mano sinistra sostanzialmente sull'emibacino sinistro. Prenditi proprio l'emibacino sinistro e te lo spingi indietro. Senti che se tu non fai niente il bacino va avanti. Prendi il bacino e te lo spingi bene indietro. Allungati verso il cielo mentre spingi bene l'emibacino sinistro indietro. Allungati su. Espirando vieni verso di me in avanti, in avanti, in avanti, in avanti. Non pensare giù, avanti. Spingi bene l'emibacino sinistro indietro e poi la mano scende giù. Va bene va bene il ginocchio, tibia, caviglia, dove vuoi. Allunga bene la schiena. Spingi bene l'emibacino sinistro indietro e vai su con la mano sinistra. Un triangolo rovescio. Bei respiri. Guarda la mano che sta sotto. Piano piano ti sviti. Ti sviti e vieni su. Svitati, 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 svitati. Continua a svitarti e piano cerca l'equilibrio che è qua su. Qua. Ecco. Non puoi cadere perché c'è proprio qualcuno che ti tiene su, no? Senti proprio. Senti questa solidità. Tac. E piano lì. Piedi uniti, un saluto al sole. Hastasana. Padastasana, Uttanasana, Chaturanga Dandasana.
Kurda Mukhasvanasana. Hadu Mukhasvanasana. Resta qui qualche respiro. Lascia cadere bene giù la testa. Spingi bene con le mani. Ringrazia ogni singolo istante. Senti l'intenzione che si trasforma in azione. Ruota piede sinistro, 45 gradi, avanti piedino destro. Inspiro, guerriero 1. Sistema subito il bacino. Io quando, proprio in questa transizione, penso piedi, ginocchia, bacino, schiena e su. E poi da lì, guerriero 2, e lì parte dal bacino, è il bacino che ruota. Beh, guerriero 2. Sto molto attento al ginocchio, che se non faccio niente, la tendenza di fare un po' questo, può essere veramente devastante per il collaterale mediale. Spingi bene di là, sì. Avanti e verso fuori. Resta qui un attimo. Senti la solidità di questa postura. Senti dove va a lavorare questa postura. E piano distendi il ginocchio avanti. Piega un po' il ginocchio indietro. E senti che col piede dietro puoi in qualche maniera spingere se vuoi. E andiamo a fare una proiezione in avanti, così, stac, eccolo qua. La mano si appoggia proprio davanti al piede, può essere a tutta mano, solo le dita o addirittura niente, decidi tu. E poi piano piano trasformiamo questa postura in guerriero 3, Virabhadrasana 3. Aggiusta bene il bacino. Resta dentro al respiro. Chi conosce bene questa postura, attivi bene il Jalandhara Bandha, la glottide. E piano ti porti sul ginocchio, lentamente, ginocchio sinistro, su. Su. Cresci verso l'alto. Apriamo. Mano destra all'iliaca, ginocchio si apre. Se, beh, se conosci qualche variante puoi fare tutto ciò che vuoi, ovviamente, non è quello il problema. Se invece non conosci varianti, fai quello che ti propongo io. Mano all'iliaca, ginocchio verso fuori, spalle giù, e mento guarda a destra. È una finta postura facile questa, eh? Il mento dal lato opposto del ginocchio, sì. Piano torno. Lascia andare giù solo il ginocchio, non il piede. Allunga, 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 cerca di sollevare più che puoi. E qua dipende un po' dalla tua conformazione. Se sei molto snodato, la gamba va in alto, perciò il passo sarà gigantesco indietro. Se invece è poco poco, quello che c'è, c'è. Solleva più che puoi, mantieni quest'angolo e lascia cadere giù il piede. Mano destra alla iliaca, proprio osso, mano sinistra su. Senti queste due forze, una mano va su e l'altra mano spinge indietro. Se tu non fai niente con questa mano, il bacino va verso di là. Io esagero un po', ma se tu non ci pensi, il bacino va verso sinistra. Invece spingi bene l'emi bacino indietro. Continua questa spinta dell'emi bacino indietro. Dovresti proprio immaginare, a volte lo si fa. Io quando lavoro uno a uno metto la mia mano lì e spingo indietro. E mentre la mano vai avanti giù. Spingi bene indietro, prendi spazio. Allungati, 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 allungati. E solo poi rilassa giù. Va bene anche qua, Coscia. Ginocchio, tibia, piede. Se non hai nessun problema la mano può anche andare oltre sul pavimento. Apri bene il petto, allunga bene la schiena. Spingi bene il mio bacino indietro, mano destra su. Ginocchia ben distese, schiena lunga,
Guarda la mano che sta sotto e piano ti sviti, attivando l'addome, ti sviti e le mani iniziano a girare. Gira, 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 sono mani che girano, Come quando perdi l'equilibrio, immagina di aver perso l'equilibrio, ti dici, e zac, è lì. E qui ti aggrappi, no? Senti la solidità del cielo, ti aggrappi su. E mani qua. Inspiro, Hastasana. Padastasana. Uttanasana. Chaturanga Dandasana. Urdha Mukha. Adho Mukha. Appoggia le ginocchia. Inspiro tigre. Piano andiamo bambino. Rilassa tutto, spalle, testa. Lascia cadere bene giù i glutei. Andiamo a portare le mani vicino ai piedi. Poi, se posso, le mani vanno dietro la schiena. Incrocia le dita delle mani, vai con le mani verso il cielo. E solo se non hai nessun problema, le mani vanno verso il cielo e il bacino si allontana dai talloni mentre la testa rotola in avanti. E poi torna con i glutei verso i talloni mentre le mani rimangono sempre su. E piano lascia, lascia le braccia, lascia tutto. Con calma vado a sedermi sui talloni. Buono. Calma. Oggi è una lezione avanzata, no? Hai visto, no? Vai piano, usa i tuoi tempi, i tuoi ritmi. Un attimo qui, resto. Senti quanto è importante anche proprio fermarsi. E delicatamente vengo su. Mi metto in appoggio sulle ginocchia. Cerco un posto dove dove le ginocchia stanno comode. Eccolo qua, c'è una pietra. C'ho un buco lungo tutto. Vabbè, lo metto più in qua. Eccolo, meglio. Allinea bene la colonna. In questa posizione la tendenza è lasciare andare la coda indietro, invece noi infiliamo bene la coda tra le gambe e cerchiamo un allineamento. Orecchio, spalla, bacino, ginocchia. Mettiamo questi punti, questi quattro punti su una stessa linea, su una stessa retta. Quello che scappa normalmente è proprio il bacino, io esagero un po', tende ad andare un po' indietro. Invece no, cerca di allinearlo bene. Mani davanti. Facciamo le mani di Shiva. I polsi si toccano. Inspiro. Mantieni sempre bel allineamento. Inspiro, devi abbracciare l'universo. Inspiro. I polsi si toccano di nuovo. In, da dentro.
Inspiro, abbraccia l'universo, spingi bene giù le ginocchia. Yes. Inspiro. Yes. In. Apri bene il petto, spingi giù le ginocchia e il bacino avanti. Yes. Ok, resta qui un attimo. Facciamo sempre le mani di Shiva, ma dall'altro lato. Inspiro. Es. Inspiro. Es. I. È come andare a nuotare dentro le galassie. Es. Inspiro, come quando mangi. Es. Ultimo viaggio spaziale, su, in. Cioè, vai in alto, eh. Es. Non perdere l'allineamento. Inspiro. Es. Resta con le mani avanti. Facciamo questo mudra, si chiama Padma Kosha. Proprio così. Vuota. Occhi chiusi. Respira. Apri un po' le braccia, continuando questa sorta di rotazione. Ciao, bellissimo! Ruota, ruota, ruota. E piano, rallenta, le mani vanno giù. Okay. Appoggiamo le mani e andiamo a metterci in posizione prona, giù. Lascia cadere i talloni verso fuori. E solleviamo subito tutte e due le gambette assieme. Inspiro su. Espirando giù. Anche se vanno poco, cerco di tenere le ginocchia distese. Inspiro su. Espirando giù. Inspiro su, espiro giù, inspiro su, espiro giù. Lascia giù i piedi con i talloni verso fuori, mani più o meno sotto le spalle, vieni su con il tronco, inspiro, espirando pianissimo, giù. Tieni i piedi giù, inspiro su. Espirando piano giù. In su. Es giù. Inspiro su. Sì. Espirando giù. Rilassati un attimo. Fai dei bei respiri con la pancia. Mano destra, caviglia destra. Mano sinistra, caviglia sinistra. Senti questo vincolo, questa continuità? Spingi bene giù il pube e vieni su con le ginocchia e la testa contemporaneamente. Inspiro, pube in giù. Spalle, testa, ginocchia su. Espirando piano torno. Inspiro su. Quello che va, es giù. Inspiro su. Es. In su. Quello che il corpo ti lascia fare, senza esagerare. E piano, lascia, libera tutto. Stavolta piedi verso fuori se puoi. Questo è il coccodrillo. E gira la testa da un lato. Dal lato dove c'è il sole, così magari. Beh, respiri con la pancia.
E piano con calma ti metti con la schiena giù, posizione supina. Usa proprio il tuo tempo, la tua modalità. Magari cercando di stare il più basso possibile, no? Come... Oh. Questo si fa meno fatica possibile. E piano ci depositiamo bene con la schiena giù. Resta un attimo. Facciamo rotolare la testa, un po' a destra, un po' a sinistra. Poi piano ti fermi al centro. Piega le ginocchia, appoggia bene i piedi. Spingi con i piedi, vieni su con il bacino. Se puoi, vai ad incrociare le dita delle mani dietro la schiena. Avvicina bene le tue scapole. Spingi bene con le mani via il pavimento, pube in alto, piedi in spinta. Continua a spingere bene con i piedi, continua a spingere bene con le mani, continua a far salire il pube. Pube in alto, ombelico ben in dentro invece. Lascia le mani lì dove sono e lentamente, se puoi, inizia a scendere giù con la schiena, allontana un po' le scapole, appoggia giù tutte le vertebre toraciche lentamente, le vertebre lombari, lascia cadere bene giù il bacino. Ci troviamo sostanzialmente con le braccia che circumnavigano in qualche maniera tutto il nostro tronco, fanno da confine. Avvicina i tuoi piedi, avvicina un piede vicino all'altro, avvicina anche le ginocchia. Abbiamo due ginocchia attaccate, due piedi attaccati, piedi ben appoggiati sul pavimento. Spingi con i piedi e vieni su con il bacino. Risistema bene le tue scapole avvicinandole, spingi bene con i piedi. E stavolta piede destro tocca il cielo, su. Vai proprio a toccare il cielo. Spingi bene giù con le mani. Piano, piede destro torna giù, vicino al piede sinistro e piede sinistro va su. Tocca il cielo. Spingi bene giù con le mani. Ben sul piede. Piano piedino va giù, vicino all'altro. Spingi bene sul pube e lentamente, lasciando le mani lì dove sono, inizia ad allontanare le scapole, ad appoggiare le vertebre toraciche, la zona lombare. Se vuoi stacca le mani, se ne proprio... E piano. Stacca le mani, l'una dall'altra, fai un po' di spazio, distendi le ginocchia, lascia cadere i piedi verso fuori.
Facciamo risuonare in questa posizione un bel om. Rimani un attimo, senti com'è il corpo, stanco dal punto di vista fisico, dal punto di vista metabolico, ma carico dal punto di vista energetico. Si deposita. Piano ci mettiamo su un fianco. Aiutati con le mani e piano ci mettiamo in posizione seduta. Usa il tuo tempo, il tuo ritmo. Mani aperte, spalle rilassate. Lascia piano piano che le mani proprio aprili in maniera forzata e poi lascia che si chiudano da sole. Non sono né aperte né chiuse in questa via di mezzo. Mani davanti al cuore. Namaste.